Assessore Tiberio Raboni a Monterenzio, alla Fabbrica del Miele. Che bella giornata, molto dolce. Molto. Beh, oggi è una giornata particolarmente dolce perché si inaugura questo parco delle api e del miele, che tre cose allo stesso tempo. Innanzitutto è un servizio educativo nuovo e inedito, dedicato appunto alle api, al miele, che è in grado, per come è strutturato, di emozionare, di motivare, di coinvolgere i visitatori. Poi è la celebrazione dell'ape, del suo ruolo fondamentale a presidio dell'ambiente, del suo ruolo regolatore della riproduzione vegetale con la impollinazione e del suo ruolo di produttore di miele e di altri prodotti tra i più salutistici in assoluto. E poi è, credo, un tributo all'apicoltore, agli apicoltori, senza i quali tutto questo non ci sarebbe. E stiamo parlando degli apicoltori del Consorzio Nazionale Conapi, ma stiamo anche parlando di una terra, Bologna, l'Emilia Romagna, che si è fatta contaminare dalla passione degli apicoltori, e noi siamo tra le realtà italiane più importanti dal punto di vista dell'apicoltura. Qui ci sono le migliori api regine che vengono prodotte, qui abbiamo grandi istituti scientifici che operano in questo campo, abbiamo la sede nazionale del Conapi e 6.000 apicoltori, 104.000 alveari e quasi più del 12% della produzione nazionale di miele, un'eccellenza dell'Emilia Romagna. Quindi un'altra eccellenza che si somma a quelle più conosciute. Senz'altro, un'eccellenza importante, ambivalente, perché è importante sia per la produzione che per l'ambiente di questa regione. Grazie.